Con la nostra trasmissione con Controcorrente oggi siamo arrivati presso la sede regionale della Fish Calabria. Fish Calabria si intende, vuole dire, insomma, il significato di Fish sta proprio Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. E siamo arrivati oggi qua perché si terrà una conferenza stampa da parte del presidente di Fish Calabria, Nunzia Coppedè, per ribadire le esigenze che i portatori di handicap hanno e per ribadire, insomma, dei concetti ben specifici alle istituzioni che, ahimè, sono carenti proprio su questa materia, quindi sul supporto verso le persone disabili. Ma nello stesso tempo voglio dedicare la mia trasmissione a questa associazione per conoscerla meglio, per conoscere le diverse attività che oramai porta avanti da tantissimi anni. Quindi andremo a intervistare, oltre che il presidente Nunzia Coppedè, andremo a intervistare anche il vicepresidente Antonio Saffioti e andremo un po' a conoscere quindi le diverse attività di questa associazione, come dicevo prima. Quindi restate con noi con Controcorrente qui da Lamezia Terme presso la sede regionale di Fish Calabria. Oggi presso la sede della Fish Calabria a Lamezia Terme si parla ovviamente dei diritti dei portatori di handicap, quindi appunto parliamo di disabilità, parliamo di quelle che sono le mancanze da parte delle istituzioni verso queste persone, e proprio di questo Nunzia Coppedè, presidente di Fish Calabria, insieme, insomma, ai suoi collaboratori hanno parlato in questa conferenza stampa. Tante le cose che non vanno, insomma, tante i punti in cui le diverse organizzazioni, i diversi enti dovrebbero, insomma, intervenire per sopperire appunto a queste mancanze. Precisamente cosa chiedete? Ma noi chiediamo di essere ascoltati prima di tutto. Chiediamo che le politiche sulla disabilità vengano fatte anche con il nostro contributo. Noi vogliamo esserci dentro, perché quello che loro decidono, quello che i nostri interlocutori politici stanno decidendo, non ci piace. Purtroppo ci ritroviamo in situazioni davvero molto pesanti e anche di ritorno indietro proprio. E questa cosa ci fa paura, perché porta sempre di più le persone con disabilità a chiudersi. Finita la scuola si chiudono e questo non va bene. E a proposito di scuola, perché parleremo anche dell'aspetto scuola, lei ha lanciato diversi messaggi al governatore Mario Oliverio, quindi alla giunta regionale, ma in cosa proprio nel dettaglio la giunta regionale è venuta meno in tutto questo tempo, sia, diciamo, questa attuale giunta che anche le precedenti? In cosa precisamente non hanno, insomma, supportato i bisogni dei disabili? Ma possiamo farne una sfilza. Intanto ci sono servizi accreditati che non prendono soldi da un sacco di tempo, roba di anni, per cui situazioni anche molto complicate, perché se un servizio non prende soldi, poi chi lo garantisce non ha stipendi, non ci sono soldi per mandarlo avanti e la qualità del servizio scade. C'è il problema della scuola, gli assistenti educativi a quasi 3 mesi dall'inizio della scuola si stanno creando il problema adesso, e in molte scuole l'assistenza generica non è partita, è competenza della scuola, ma la scuola fa finta di non saperlo, per cui ci ritroviamo telefonate di genitori che ci dicono che devono passare la mattinata nell'atrio fuori l'aula perché se il figlio deve andare in bagno
devono portarcelo, questa non è inclusione scolastica assolutamente. Abbiamo una situazione che sta circolando in questi giorni, un video su Facebook, su Twitter, che coinvolge 17 persone con gravi disabilità che stanno in una struttura di Locri, dietro l'ospedale di Locri. È una struttura pubblica dell'ASP di Reggio Calabria, e queste persone vivono in situazioni di abbandono completo, legate alle sbarre di una palestra, passano le giornate lì con le gambe a penzoloni, con le carrozzine rotte, con problemi igienici e di assistenza. Possiamo continuare all'infinito con tutte queste storie, ecco, non è possibile questo assolutamente, e quello che chiediamo è che ci sia più attenzione in quelle che sono le politiche sulla disabilità, assolutamente. Fisci Calabria ovviamente da tanti anni, insomma, opera nella nostra regione, lei è presidente da diverso tempo, insomma, fondatrice di questa di questo importante organismo, ma come è organizzata? Perché io voglio dedicare la mia trasmissione non solo alla conferenza stampa che lei con i suoi collaboratori ha fatto oggi, ma voglio dedicare la mia trasmissione alle vostre attività. Quindi come siete organizzati? Anche perché ci vedranno in tutta la Calabria e non solo. Allora, la FISCE è una federazione di associazioni, non è un'associazione di singoli, e ci sono associate associazioni regionali, e poi ci sono le fisce provinciali a cui sono associate le organizzazioni provinciali e territoriali, per cui copriamo un po' tutta la regione. E diciamo che la mission della fisce è quella di fare la politica per l'inclusione sociale, per cui comunque noi ci interessiamo di tutto, facciamo attività di formazione, di ricerca sociale e di informazione, sportelli di informazione ed informativi e tutto il resto. E poi ecco, adesso ad esempio in questo periodo, in collaborazione col Centro Studi Operadon Calabria, abbiamo aperto uno sportello Garanzia Giovani, facendo però anche un protocollo d'intesa con la Regione Calabria, perché sia uno sportello che in qualche modo può rispondere a tutti i giovani, ma ha una mission che è quella di favorire l'opportunità ai giovani con disabilità, e questo ci rientra in pieno in questa nostra mission. E anche perché crediamo che l'inserimento lavorativo sia la più grande scommessa per l'inclusione sociale, perché se uno lavora diventa autonomo, guadagna dei soldi e può progettare la propria vita, se non lavora rimane sempre comunque a capo della famiglia, e questo, ecco, questa è la nostra grande scommessa di questo momento. Anzi, ne approfitterei per dire ai giovani con disabilità e anche alle loro famiglie, cogliamo questa occasione, cogliamo questo attimo, questa opportunità, perché i centri diurni sono opportunità per molti disabili, ma non per tutti. Non è giusto che tutti vadano al centro diurno, chi può lavorare è giusto che lavori, che si possa progettare una propria vita. Ecco, qui abbiamo un'opportunità da cogliere, anche perché per i giovani con disabilità Garanzia Giovani dura un anno invece che 6 mesi, è un tirocinio formativo, prendono un contributo maggiore di 500 euro invece di 390 al mese, non perdono la pensione, perché qualcuno va dicendo in giro che perdono la pensione, non la perdono, ma io dico che seppure uno perde una pensione di 280 euro per avere un contributo di 500 euro, se minimo minimo si fa un po' di conti, forse gli conviene prendersi il contributo di 500 euro, e non è detto, perché magari dopo un anno di tirocinio potrebbe anche scapparci fuori un'assunzione. Per coloro che volessero proprio informazioni in merito, possono recarsi qui in sede? Sì. È aperta, diciamo, allora, tutti i giorni? Sì, è aperta dal lunedì al venerdì e dalle 9:30 alle 13:00, e il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.
Le vostre attività da chi sono supportate economicamente? Da nessuno. Volontariato in toto? Volontariato puro. Non sono noi non prendiamo contributi pubblici, sono le associazioni storiche che hanno i contributi solo perché esistono. L'ANMICI, l'Unione Italiana Ciechi, l'Ente Sordomuti, l'ANMIL, quelli prendono i contributi solo perché esistono, sono storiche, hanno leggi a parte. Noi non prendiamo nessun contributo. Ritornando al settore della scuola, sembra che questo governo abbia insomma, dato maggiori possibilità agli alunni portatori di handicap, soprattutto per quanto riguarda proprio i docenti di sostegno. Sono aumentati i docenti di sostegno, però ancora, come diceva lei, mancano gli assistenti proprio all'interno delle scuole, gli educatori, vero? Sì, quelli della comunicazione, sì, sono delle figure che sono tra tra l'insegnante di sostegno e sono un po' una mediazione, ecco, tra l'insegnante di ruolo, l'insegnante di sostegno, c'è questo assistente educativo della comunicazione che supportano l'alunno su alcune attività. Presidente, se è possibile io vorrei conoscere anche qualche suo collaboratore. Certo, c'è qui Antonio che è il mio vicepresidente. Dopo il presidente di Fish Calabria incontriamo il vicepresidente Antonio Saffioti. Ciao Antonio. Io sono il giovane vicepresidente della Fish Calabria. Da 2 anni svolgo con immenso piacere e con orgoglio questo ruolo, con molta passione, mettendoci molta passione e molti impegni. Come ha detto la Presidente, in Calabria vi sono molte cose che non funzionano, ma anche qualche nota positiva c'è. Ad esempio per quanto riguarda il comune di Lamezia Terme, qualche mese fa è stata adottata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In questo il comune di Lamezia Terme ha dimostrato di essere più avanti della regione, che da molti anni ancora non è stata capace di adottare questa importante convenzione che si occupa di tutti i nostri diritti ed è molto innovativa in questo. Quindi il comune di Lamezia in questo è più avanti della regione. Ma con questo non voglio dire che è tutto a posto, anche come comune di Lamezia c'è molto da fare per la disabilità. Come ho premesso, invece, per quanto riguarda la regione, c'è ancora molto da fare, perché come ha detto la Presidente, abbiamo una scarsa collaborazione da parte della regione, che non ci interpella, anche se noi siamo a sua disposizione. Abbiamo detto durante la campagna elettorale che l'assessore alle politiche sociali, l'abbiamo detto in questi ultimi mesi, l'abbiamo ribadito, che noi siamo a disposizione affinché venga in Calabria, vi sia nulla su di noi senza di noi. Però da parte loro non abbiamo ricevuto molte risposte. Come ha detto la Presidente, non siamo riusciti ancora ad incontrare l'assessore, che ci ha promesso di venire qui, in questa sede. E noi lo attendiamo, aspettiamo con ansia questo incontro. E inoltre abbiamo già ribadito che siamo a disposizione di tutte le istituzioni, perché chi meglio di noi può conoscere i nostri bisogni. L'altra cosa è le nostre famiglie, il problema che vivono le nostre famiglie, perché dietro ogni persona con disabilità c'è una famiglia che soffre insieme a lui. Quindi l'esclusione sociale che si ha delle persone con disabilità si ha a porre per le proprie famiglie, che molto spesso in quest'ultimo periodo le famiglie si sono un po' rassegnate e quindi più delle volte non rivendicano i propri diritti. Mentre noi della Fish
siamo a disposizione di tutti affinché vengano tutelati i diritti di tutte le persone con disabilità. Come siamo a disposizione di tutti. Grazie Antonio. Presidente Coppede, ma durante la campagna elettorale quanti politici sono passati da qua? Gliela posso fare questa domanda? Ma qui, vabbè, di solito passano, noi non siamo neanche molto, devo dire la verità, noi non siamo molto disponibili, cerchiamo sempre di evitare, poi magari capitano, non è che si possano, però cerchiamo di evitare perché sappiamo che le promesse fatte in campagna elettorale poi dopo non esistono, preferiamo che passino dopo, quando hanno delle responsabilità in carico, e purtroppo c'è da dire che non c'è, poi dopo raramente ripassa. Dopo, sì, dopo non ripassano. Affatto. Ok, qui dal centro Fish Calabria, situato in Lamezia Terme, chiudo questa puntata particolare di questa mia trasmissione di Controcorrente. Ringrazio il presidente di Fish Calabria, Nunzia Coppede, ringrazio il vicepresidente Antonio Saffioti, così come ringrazio tutti i collaboratori della Fish Calabria, veramente per l'impegno, per le tante attività che stanno oramai portando avanti da tantissimi anni. Da Massimo Mercuri è tutto, alla prossima puntata.